Nessuno ha mai conosciuto il nome dello studente che fermò nel lontano 89 il carro armato cinese in piazza Tiananmen. Nessuno forse mai conoscerà né il volto né il nome dell'uomo che nella città ucraina di Mariupol blocca il passaggio di un tank governativo. La storia molto spesso si ripete, a farla sono le persone e soprattutto le immagini. La tragedia ucraina si richiama molto ad altre del passato, con lo stesso carico di odio e violenze, con gli stessi dubbi nel dividere il fronte tra buoni e cattivi. Domani l'Ucraina potrebbe ritrovarsi mutilata di un altro pezzo di territorio, dopo la Crimea potrebbe essere la volta dell'area orientale del paese. I filorussi domani andranno alle urne per il referendum sulla secessione e sancire con una copertura democratica la Dio all'odiata Kiev, ma non tutto sembra andare per il verso giusto. Nelle strade di Mariupol, sul mare di Azov, si combatte ancora e si contano le vittime. La comunità internazionale assiste inerme allo svolgersi degli eventi. Il referendum non ha alcun valore, si affrettano a puntualizzare le cancellerie occidentali mentre si minacciano nuove sanzioni contro il Cremlino, ma Putin tira dritto. Dopo il trionfale ingresso in Crimea per celebrare la giornata della vittoria contro il nazismo, il nuovo zar sogna forse un altro bagno di folla nell'Ucraina orientale, tornata nel seno della grande madre Russia.